È stato presentato stamattina il nuovo CDA della Scuola Civica di Musica Fedele Fenaroli. Tanti progetti, tante le connessioni e tanta la voglia di rinnovamento da parte delle due componenti del CDA, Teresa Pugliese e Mariella Flamminio, insieme al neopresidente Roberto De Grandis. Direi che mi piace pensare a una scuola inclusiva, una scuola originale e una scuola che dia le occasioni, cioè l'utenza, tutta l'utenza, dal bambino di 4 anni fino alla persona che vuole svolgere l'insegnamento appunto amatoriale, deve sapere che questa scuola offrirà occasioni non solamente di formazione didattica, ma occasioni anche di socializzazione musicale, quindi musica d'insieme, big band, coro. Andremo all'Opera di Roma, a San Carlo di Napoli, per toccare con mano appunto l'opera. Visiteremo il Parco della Musica, la grandissima, la bellissima struttura di Renzo Piano a Roma, magari sentendo e andare a visitare il parco con un concerto jazz, cioè trovare gli stimoli oltre la lezione, seppur importantissima, individuale, che il docente appunto si farà carico. Lei diceva anche di andare oltre la musica classica perché i linguaggi Sì. musicali oggi sono molto più Sì, ampi. assolutamente. Noi dobbiamo essere pronti a tutto, cioè l'utenza deve sapere che la scuola civica può fornire qualsiasi situazione. Il linguaggio musicale, a mio avviso, anche fortunatamente nel 2022 è cambiato. I giovani sentono pochissimo musica classica, amano il rap, ma va bene tutto. Noi proseguiremo chiaramente con l'indirizzo di base, che chiaramente è la priorità, ma sicuramente intensificheremo anche con delle graduatorie, con dei bandi, tantissime materie come il linguaggio tecnologico, la musica digitale, assolutamente la musica, elettronica e anche la musica popolare. Ricordiamo che il Lanciano ha una bellissima tradizione e questa tradizione anche musicale deve essere conosciuta e sicuramente portata avanti. Un'ultima domanda un po' più concreta, Sì. quando cominceranno le lezioni? Ah, quando cominceranno le lezioni? Sicuramente troveremo un'alternativa ponte, didattica formativa, giugno-luglio, per poi arrivare a settembre con contezza di cominciare l'anno scolastico alla grande.